Bodom, storie di rock and roll. Bentornati amici di Rock Bodom, oggi puntata dedicata ad un vero monumento della storia del rock, i mitici The Who. Originari della Swinging London, sono davvero una delle più importanti rock band di sempre, con oltre 100 milioni di dischi venduti ed album che hanno cambiato la storia della musica. Si formano nel 1964, la formazione è quella storica: Pete Townshend alla chitarra, Roger Daltrey alla voce, Keith Moon alla batteria e John Entwistle al basso. Inizialmente sono portabandiera del movimento mod inglese. Nel 1965 esplodono con la pubblicazione del loro primo album, My Generation, e questa è la title track. Just because we get around, talking about my generation. Things they do look awful, talking about my generation. I hope I die before I get old, talking about my generation. Take my generation, take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Sensation. I'm just talking about my generation. What we all get around. Generation, vero e proprio inno generazionale dell'epoca e ancora oggi cavallo di battaglia del gruppo nelle esibizioni live. My Generation è stato il primo di una lunghissima serie di singoli di successo con la quale la band ha scalato le classifiche nel corso della sua lunghissima carriera. Pensate, ben 27 i singoli nelle posizioni alte delle classifiche mondiali. Anche con gli album gli Who non se la sono passata male, diciamo che non si sono fatti mancare nulla. Pensate, 18 dischi d'oro, 12 dischi di platino e 5 dischi multiplatinum solamente negli Stati Uniti. Il gruppo, grazie alla straordinaria forza creativa di Pete Townshend, comincia a virare verso qualcosa di più ricercato.
deaf, dumb and blind boy, he's in a quiet vibration land. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. Amazing Journey dal leggendario album Tommy, prima opera rock della band, uscita nel 1969. Un disco che tratta tematiche veramente complesse e dure. Narra la storia di Tommy, questo ragazzino che, traumatizzato dalla vista del padre che ha ucciso una donna, diviene cieco, sordo e muto. Da lì in avanti Tommy subirà violenze sessuali da parte dello zio, bullismo da parte del cugino, insomma un vero e proprio incubo. Una storia drammatica e assolutamente molto avanti rispetto all'epoca della pubblicazione. Diciamo che nel 1969 non era di sicuro semplice parlare di tematiche come abusi sessuali e bullismo come facciamo oggi. Nel 1975 Tommy diverrà anche un film diretto da Ken Russell, con la straordinaria partecipazione di attori e cantanti, tra i quali gli stessi U, Jack Nicholson, Elton John, Tina Turner e Eric Clapton. E sempre da Tommy, questa è Pinball Wizard. Sure plays a mean pinball.
la storica Pinball Wizard, altro straordinario classicone del gruppo londinese. Ma lasciatemi dire due cose sul membro più pazzo e bizzarro della band, il folle batterista Keith Moon. Veramente ci vorrebbero una decina di puntate solo per raccontare le sue pazzie che lo hanno visto protagonista, ma vedrò comunque di regalarvi qualche aneddoto gustoso. Gli Who furono la prima band a distruggere gli strumenti sul palco e Keith Moon alla fine dei concerti ha distrutto decine e decine e decine di batterie complete. Pensate che nel 1967, durante una trasmissione televisiva americana, Keith nascose un quantitativo esagerato di esplosivo nelle grancasse della batteria. Alla fine di My Generation il batterista fece saltare per aria tutta la batteria, ci fu un'esplosione enorme che addirittura ferì sia lui che Pete Townshend. Per tutta la sua breve vita, infatti Keith Moon morì a soli 32 anni, Keith abusò di droghe, di alcol e mantenne sempre un atteggiamento assolutamente distruttivo. Pensate che era famoso per devastare le camere degli hotel, le abitazioni dei propri amici, spesso casa sua, prendeva, gettava la mobilia fuori dalle finestre, faceva esplodere i bagni e incendiava gli edifici, insomma un vero e proprio pericolo pubblico. Si calcola che i danni provocati dal batterista in tutta la sua carriera ammontino a circa $1 milione. Thank you.
altro pezzo assolutamente leggendario, Baba O'Reilly, la canzone che apre Who's Next, quinto album in studio della band del 1971, che si apre con il famosissimo sintetizzatore Harp suonato dal geniale Pete Townshend. Pete ha composto ben oltre le 100 canzoni per gli Who, oltre a tutto il suo materiale da solista. È di sicuro stato infatti la forza creativa assoluta dietro al gruppo, scrivendo gran parte dei testi e delle musiche e portando costantemente la band verso una direzione più concettuale, teatrale. All'epoca era di moda, no, fare i concept album, e di sicuro gli Who, grazie a Pete Townshend, sono stati tra i primi a sdoganare questa moda. Oltre alla chitarra, che Pete suona in modo assolutamente unico e immediatamente riconoscibile, è anche polistrumentista, in grado di suonare tastiere, fisarmonica, ukulele, mandolino, violino, sintetizzatore, basso e batteria. Nella sua carriera, Townshend è stato anche fondatore di una casa editrice e autore di novelle e libri. Appassionatissimo di tecnologia, è stato in un certo senso una sorta di profeta di internet. In Lifehouse, l'opera rock i cui brani sono poi finiti su Who's Next, Pete parlava di The Grid, una sorta di versione primordiale del World Wide Web. E stiamo parlando del 1971. Davvero avanti, ragazzo! Time.
questa era The Real Me da Quadrophenia, seconda opera rock della band, uscita nel 1973. Si tratta dell'unico disco degli Who interamente composto da Pete Townshend. La storia del disco offre uno spaccato della società inglese degli anni 60 e le vicissitudini di Jimmy, un giovane mod che perde tutte le certezze della vita, deluso dal movimento mod, appunto, del quale faceva parte. Quasi tutte le canzoni sono state registrate da Pete Townshend nel suo studio casalingo in forma di demo, sulle quali poi gli altri membri della band hanno registrato le proprie parti, contrariamente a come avevano lavorato tutti assieme per i dischi precedenti. Si tratta dell'album simbolo della sperimentazione sonora di Pete Townshend, con massicce dosi di sintetizzatori, ma anche un sacco di effetti sonori che lo stesso Pete registrava in giro con il suo registratore portatile, ad esempio il rumore di onde che si infrangono sugli scogli o quello di un vecchio treno che passa dietro alla casa del chitarrista. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, it's never free. Behind blue eyes.
E ho voluto fare un passo indietro tornando a Who's Next per farvi sentire la splendida Behind Blue Eyes e la magistrale interpretazione vocale di Roger Daltrey. Non c'è che dire. Roger è il prototipo del frontman rock, comportamenti da macho, sfrontatezza, energia, ma anche la capacità appunto di interpretare con un pathos incredibile le ballate come questa, con il suo inconfondibile stile vocale. Oltre ad una carriera solista di buon successo, Daltrey ha anche dei trascorsi in veste di attore. Ad esempio ha recitato nella puntata Leggenda vivente della serie CSI, Scena del crimine, nella parte di Mickey Dunn, un gangster degli anni 70 diventato leggenda dopo la sua misteriosa scomparsa. Oltre a questo, Roger Daltrey ha recitato in altre decine e decine di film e di serie TV. I grandissimi The Who sono ancora attivissimi dal vivo, anche se in formazione sono ovviamente rimasti soli Roger Daltrey e Pete Townshend dopo la scomparsa di Entwistle e Moon. Era stato annunciato un lungo tour nel Regno Unito e in Irlanda con l'accompagnamento di un'orchestra sinfonica, poi purtroppo saltato per la pandemia. Ma noi speriamo di rivedere presto i ragazzi all'opera on stage. E anche per oggi è tutto, tenete il volume a 11, roccheggiate e alla prossima! Un grande saluto rock da Matteo Filippini.